Allora, salve, mi chiamo Simone Bambini, cioè sono laureato in economia, faccio commerciante di mestiere, ho studiato sia il Bologna a Pisa, ho studiato anche in Germania per un anno, mi sono occupato in quel periodo ovviamente, a parte che di cose economiche, anche di cose relative all'innovazione tecnologica, che è un elemento che mi sta molto a cuore ed è un elemento dominante, secondo me, da utilizzare in una regione come questa. Io passerei al secondo punto, dopo che è quello che intenderei fare, e che riguarda proprio fatto che la... Se vuoi dire dettato, se sei sposato, figlio... Ah, no, non sono sposato, non ho figli, sono single e... Perché almeno ti prendo il tempo, ti prendo il tempo per me. Per quanto riguarda invece la cosa che mi sta a cuore è quella relativa alle... Ti faccio una domanda perché sennò per il tempo poi... Figurati. Intenzioni come portavoce, sì. Ecco, le intenzioni come portavoce qual è? Secondo me l'elemento che mi spinge, diciamo, a partecipare a questa cosa e quindi è quella che reputo la Liguria una regione fortemente impoverita, se non direi proprio povera. Cioè la componente economica in poche parole. Quindi io credo che chi ci ha governato fino ad oggi ha, con le loro politiche economiche, distrutto l'economia di una regione. Basta guardare, né più né meno, quelle che sono le ore di cassa integrazione tra Liguria dal 2008 a oggi, ci si rende conto che la gente non è assolutamente più in grado di soddisfare le proprie esigenze di che hai fatto il commerciante, io tutti i giorni lo noto, lo vedo. Quindi, e come mi baserei su questa cosa? Uno, sul turismo, che ovviamente non viene sfruttata adeguatamente, noi non l'abbiamo ancora, mi batto da anni per fare una stazione crocieristica a Spezia, ancora oggi non abbiamo una stazione, era la prima cosa che doveva partire. Punto secondo sull'innovazione tecnologica, cioè creare delle strutture, e qui è una cosa un po' complessa, creare delle strutture che in Italia, un pochino a Genova stanno facendo, però non ancora lo stanno facendo dalle nostre parti, consentono di trasferire la tecnologia, di crearla e di creare i posti di lavoro. In poche parole, di creare lavoro, quindi in Liguria non c'è lavoro. Quindi secondo me mi batterei a tutti i livelli un punto, dare dei soldi e aumentare la redditività ai liguri, ma non è una cosa così, le campagne, è proprio la necessità. Io avrei finito questo punto. Ok. Se vuoi approfondire un punto del programma del Movimento 5 Stelle. Allora, sempre il programma che mi interessa di più è quello che è l'unico paese in Europa, e quindi la Liguria dovrebbe essere la prima regione, a occuparsi di dare il reddito di cittadinanza. Siamo sempre il cocotto. Per chi non ha un lavoro in Italia è un morto di fame. E questa non è una cosa da me che può essere accettata. Quindi, no, appunto, chi ce l'ha, e va bene, è il discorso di prima. Ma c'è anche chi non ha niente, che non ha nessun sussidio e non ha niente. Se poi rimane senza lavoro, parlo di me che sono commerciante, io mi danno un calcio nel culo e non ho neanche un euro. Quindi questa è un'altra cosa che io sento proprio mia, cioè una tutela per il popolo ligure come inizio, poi sei italiano, poi si può tranquillamente togliere dal 90% della spesa pubblica ligure che va a finire nella sanità con una razionalizzazione, dare delle risorse alle aziende, ma soprattutto dare risorse anche alle persone, cioè si può praticamente togliere una parte del bilancio che viene secondo me mal speso. Basta vedere il discorso del filettino, l'avete fatto tutti voi, basta pensare che nel filettino le impalcature ci sono state anni e anni e anni perché pagavano l'affitto a chi teneva le impalcature, e questo è avvenuto dal filettino, ma è avvenuto in tutta la Liguria e tutto quello che hanno amministrato, e quindi è così. Anche questa poi okay, vai. Allora no. Se hai fatto esperienze pregresse in politica, no, mai fatto, mai candidato, okay. Mai candidato, mai iscritto, niente, vergine. Se sei iscritto a un meetup, sì, a quale? Sono iscritto al meetup di Spezia, quello storico. Ok. E se hai fatto esperienze di attivismo sul territorio? No, non ho fatto attivismo sul territorio, no. E non ho partecipato ai consigli comunali. Ok, hai mai partecipato all'attività consigliare, mai partecipato a un consiglio comunale? No. Ok. Hai vissuto bene tra te. Ma non vado volentieri, cioè. Ok. Basta, grazie, senatore. Grazie a voi, grazie. Ok, allora.